Eccoci di ritorno. Iniziamo vediamo un secondo nel torneo mondiale. Siamo in posizione 197, Angelo. Quindi andiamo a fare un po' di resumen e andiamo a vedere. Siamo perfetti di energia. Abbiamo 2, 4, 6, 8, 10 tacche di energia. Quindi in teoria sono 10 game che possiamo fare. Siamo già a un livello 14. Abbiamo 10 di oro, gold e 31.140 dollari virtuali che servono per poter potenziare. Se noi andiamo nell'arsenale, possiamo potenziare quello che è la squadra. Quindi letteralmente andare a scegliere altri personaggi. Sono già arrivato a quello che è un po' il limite di acquisto. Il restante sono tutti tramite gold. Questo lo fanno giustamente per spendere soldi, perché l'altro dovrebbe essere Forrest, ma devo arrivare a 1 milione di dollari virtuale per comprarlo, e quindi vediamo anche i danni e tutta la salute, quello che fa. Più avanti proveremo a puntare al 1 milione di dollari. Andiamo a vedere tra le notifiche, a parte quelli che possono essere la chat, quindi non sia Yoron e via in spagnolo, e andiamo a fare la nostra ruota della fortuna. Devo essere sincero, passo un sacco di tempo al computer lavorando e da quando sono piccolo una cosa che veramente mi distoglie da quello che è l'ambito lavorativo, perché sono un workaholic, devo essere sincero, sono quelli dei giochi, ed è bello quando li fai online. Mi sono andato a fare una piccola ricerca, vedendo quali applicazioni posso installare sul mio MacBook M1. Nel frattempo sto avviando una nuova battaglia e ho trovato Cold War 2 Striker Zone. Devo dire che è interessante. Si può giocare uno contro molti, visto che è online, quindi altri giocatori, o si può creare la squadra. In questo momento stiamo vedendo quello a squadra, giocatori 4 contro 4. Ci troviamo ancora una volta in quello che è la casa di lusso, così mi piace definirla. Quindi iniziamo a muoverci. A me piace essere in quello che possa essere il primo piano, perché c'è una parte che, devo essere sincero, mi piace moltissimo. Una volta le mappe non sono così difficili, quindi dopo un po' sono piccole e si riesce a capire. Oh cavolo! Oh, no, no, no. Mi ha già ammazzato e questo a 120 punti. Questo vuol dire che per essere appena iniziato il gioco è abbastanza bravo come giocatore. Quindi iniziamo a vedere, siamo a 290, il team rosso, devo essere sincero, è molto ma molto bravo. Ok, quindi quello che io dovrò fare in questo momento è vedere se posso andare nell'altra parte della mappa per andarmi a fottere qualcuno. Prima di tutto proviamo a cercare se ci sono giocatori. E abbiamo Vladimir che si sta ricaricando, via, quindi mi ha fatto giocare tutto. Un caricatore per fottermelo, ma l'abbiamo già preso. Poi letteralmente siamo da questa parte, quindi noi dobbiamo andare in base alla mappa. Bello, ce lo siamo fregato. E andiamo a vedere se lui è iniziato a fottermi, perché dobbiamo capire da dove arrivano i giocatori. Quindi questo è da dove arriviamo noi. Per questo, quindi loro arriveranno da un altro punto, quindi di conseguenza, se io voglio essere un secondo più funzionale, dovrei mettermi da questa parte e pensare che gli altri giocatori dovrebbero arrivare da un altro punto, che è lui, infatti. No, Young One è colui che adesso mi ha ammazzato. Siamo a 170, stiamo perdendo clamorosamente, quindi dobbiamo iniziare a fare un bel gioco adesso. Iniziamo a cercare quello che. Abbiamo fregato, però è anche vero che abbiamo perso un sacco di energia, quindi letteralmente loro vengono quasi tutti da quella posizione, quindi dobbiamo trovare una posizione come questa che ci permetta di ammazzare quanti più giocatori possibili e essere belli nascosti e protetti. Quindi letteralmente loro arrivano da questa parte. Qui potrei avere una buona visualizzazione, quindi le cose sono due, tipo. No, è sempre Joe Dead.
Mi ha fregato la grande, non l'ho visto proprio arrivare, ma stiamo recuperando punti. 390 contro 495. Ricapitoliamo. Se io vado da questa parte della mappa, io mi trovo nella famosa stanzetta. Quindi vuol dire che loro si possono mettere o dove sempre io mi sono messo o di lì. Siamo a 450-495, stiamo aspettando i giocatori, vediamo il rosso. Uno sta da questa parte, sta giocando contro Aratke e Vladimir, Young One e Joed. Quindi non sta salendo nessuno, ragazzi. Devo andarmeli a cercare. Quindi, letteralmente, questo è che questo l'abbiamo fatto fuori. 580 contro 660. Oh, passa. Bra, 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 bra. Saprei come pronunciarli e leggere, devo essere sincero. Quindi, bene, 605-705 e qui andiamo. No, cavolo di Vladimir, mi ha fatto il culo. 720. Dobbiamo essere sinceri, non sono abituato a essere nella mischia, quindi qui dobbiamo recuperare obbligatoriamente. Questa volta andiamo dall'altra parte e vediamo cosa riusciamo a tirarci fuori. Qui ci sono delle munizioni speciali e vediamo se riusciamo a capire qualcuno che sta passando. Quindi non sto intendendo se è sopra, ma noi andiamo sotto, andiamo a vedere cosa troviamo, perché sì, dobbiamo essere belli. Cavolo, cavolo, dove sono? Dove sono? Dove sono? Ne voglio ammazzare un altro prima che finisca. Ah, finito. 765, 835. Devo essere sincero. Pensavo che tra Vladimir e l'altro invece no. Capitan Crunch, 615. E questa volta siamo stati delle merde. Solo 215. Quindi no money. Ci vediamo alla prossima partita.